Bienvenue al channel number 5, no, al canale YouTube di Fabrice Patrice. Buongiorno a tutti e bentornati sul canale YouTube di Maurice Caprice, lo chef 7 stelle internazionale, 7 stelle Michelin, 7 stelle, però c'è 2 le tolgo, quindi sono 5. Va bene, bentornati dopo qualche giorno di vacanza, siamo tornati qui per una ricetta classica italiana, il risotto ai carciofi. Scusate un momento. Allo? Yes, Maurice Caprice. Yes, yes. Why I speak in Italian? Because this is a classic recipe in Italian and it has to be in Italian. Yes, yes, I normally speak English, but this is today in Italian. Because we receive a lot of letters, a lot of complaints, there are a lot of Italian followers and they want that I speak Italian. So yes, I'm sorry, this is risotto e carciofi. Tomorrow we do in German, we do in Dutch, in whatever, but today is an Italian recipe, classico, scusi, è così, non si può cambiare. Lo so, però è così. Ok? That's in Italian. Goodbye. Oh. Incredibile. Risotto e carciofi, signori e signori, oggi in italiano. Vale, allora facciamo tutto in italiano oggi. Benissimo, per fare il risotto e carciofi, prima di tutto ci vuole il riso. E voilà, riso, in questo caso usiamo il riso bomba, arroz bomba, perché siamo a Valencia. Poi ci vogliono dei carciofi, questi sono carciofi spagnoli senza spine, perché sennò pungono. E poi di solito si usa lo scalogno, ma non ce l'abbiamo, allora usiamo 2 cipolle piccole rosse. Poi abbiamo l'aglio, aglio spagnolo, non cinese, perché ha un altro gusto, aglio spagnolo. Poi abbiamo il parmigiano, che in questo caso è grana padano, perché non ho trovato il parmigiano. Poi abbiamo mezzo bicchiere di vino bianco secco, che in questo caso è Rioja, del Timo, freschissimo, ah, fantastico, super profumato. E poi abbiamo un'armonica in G, in Sol, che è una Pro Harp, che serve per passare il tempo mentre si cucina. Abbiamo poi 2 litri di bouillon, di brodo vegetale, fatto ieri, con tutte le verdure che trovate in casa, vanno benissimo. E abbiamo l'immancabile olio extravergine di oliva. Poi qui cos'altro abbiamo? Un limone, che serve per non far annerire, per non far diventare amari i carciofi. E una mela verde, che non serve a niente nella ricetta, però me la mangio. Perché è buona. Ma per fare un buon risotto ci vuole il riso. Adesso vi facciamo vedere. Adesso con i carciofi si fa al sud, al nord, al centro, da tutte le parti, perché è un piatto universale. Semplice da preparare, chiunque lo può fare, e ora lo facciamo. E voilà. Ok, per questa ricetta per 4 persone utilizzeremo oggi 350 grammi di riso. Oggi abbiamo queste bilance super tecnologiche per sapere esattamente 350 grammi. Ma come si faceva una volta, prima di questa tecnologia? Si contavano i chicchi, si contavano i chicchi di riso. E abbiamo voluto controllare quanti sono, e questi sono 85.418 chicchi per fare questo risotto. Incredibile. Abbiamo contati, ci abbiamo messo tutta la notte. Ma adesso sappiamo, 45.000, quanto ho detto? Yes, I'm busy now. I start to make the risotto. I said, today I speak Italian. It doesn't matter. There are subtitles in the channel. You know, you can even in Chinese, no problem. I said, I start in Italy and we do in Italy il risotto classico italiano. E no, e basta, adesso non mi interrompere che siamo in diretta. Ah, arrivederci. Oh, mamma mia, incredibile. So, we start, first of all, to clean the artichoke. Cominciamo prima a pulire i carciofi. Mi confondono perché mi chiamano sempre a telefono e si mischia tutto. Togliamo le foglie più dure esterne, eliminiamo tutte queste foglie dure. Una volta tolte, eliminate le foglie più dure, tagliamo i gambi che puliremo e metteremo separatamente li lasceremo un po' nel limone
perché si toglie l'amaro e non diventano neri. Quindi mettiamo carciofi tagliati e il limone, così non diventano neri e non diventano amari. Una cipolla. Un aglio, uno spicchio d'aglio intero, gli diamo un colpetto così. Mettiamo qua nella padella, accendiamo il fuoco. No, il fuoco questo. E voilà, con l'olio extravergine di oliva, di modo che possiamo saporire. E poi possiamo eliminiamo l'aglio, perché molta gente non gli piace, e me lo mangio tutto io perché a me piace tantissimo. Okay. Prendiamo adesso i nostri carciofi che abbiamo lasciato nell'acqua limone e li mettiamo con anche i gambi tagliati a pezzettini. I nostri carciofi. Timo. E gentilmente lo puliamo, lo mettiamo dentro al soffrittino. Timo è eccezionale, questo qui è del nostro giardino. Mettiamo la cipolla rossa, che ci andrebbe lo scalogno, ma non ce l'avevamo. E allora abbiamo messo una cipollina rossa. Lasciamo cuocere appena appena, chiudiamo e iniziamo a preparare il risotto vero e proprio. Attenzione, nella nostra casseruola mettiamo olio extravergine di oliva ed ora andiamo a preparare un'altra cipolla da mettere qua. E voilà, aggiungiamo dell'altro timo. Vedete, 85.448 chicchi. E li mettiamo nella nostra casseruola. A questo punto metteremo poco a poco il nostro brodo vegetale per cuocere il risotto. Ora aggiungiamo i carciofi che si sono ammorbiditi, li mettiamo nella casseruola e voilà, mescoliamo e poi aggiungeremo poco a poco il brodo vegetale, profumino che viene dalla casseruola, che è buonissimo e promette veramente bene. Aggiungiamo poco a poco il brodo vegetale, praticamente il riso cuoce poco a poco, c'è ancora, lo metto lì, timo, è un po' il principio come si fa la paella qua, che poco a poco si aggiunge il brodo. E voilà, il nostro risotto sta cuocendo allegramente, molto felice, con i suoi carciofi, vediamo ancora quest'ora, ma chi è che chiama? Allo? Allo? Ah, you speak English? No. What? Yes, Maurice Caprice, international chef. Ah, you call from Berlin, Berlin in Germany, in Deutschland. Ah, West Berlin, Berliner, ich bin ein Berliner. Ja, wie geht's? Was wollen Sie? Ja, heute wir haben risotto classico italiano, 100%, 200%. Sie möchte ein risotto für zwei Personen in Berlin. Aber wir haben keine delivery. No, we cannot bring it there. Sorry, it's too far away. We are in Valencia, Spain. You come here,
You want to reserve a table? Yes, but okay. I will reserve a table for two. Aus Deutsch, aus Berlin, zwei Berliner. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Ah, incredibile. We get phone calls from Berlin. Tutto il mondo vuole mangiare dallo chef Maurice Caprice. Incredibile. Andiamo a vedere il nostro risotto. Siamo quasi a fine. Aggiungiamo il nostro mezzo bicchiere di vino. Questo è sufficiente. Ha un sapore delicatissimo al nostro risotto. Prepariamo il parmigiano. Adesso aggiungiamo il parmigiano grattugiato e lo lasciamo mantecare. Avanzato, lo mettiamo sopra, copriamo e spegniamo il fuoco. Sì. Mentre aspettate che cuocia il risotto, perché deve cuocere lentamente, ci vuole il suo tempo, potete suonare un piccolo blues. Risotto blues, ai carciofi. Risotto blues. Signore e signori, questo è il risultato finale del nostro risotto classico italiano ai carciofi. E lo assaggeremo per vedere com'è venuto. Una squisitezza. È un cibo per l'anima, per il cuore, per tutto, vi mette di buon umore, è una delicatezza incredibile, tutti gli ingredienti che si sono felicemente amalgamati, una cosa spettacolare, veramente buonissimo. E now, signore e signori, importante, ma ancora un momento, scusate. Allo, ja, immer noch in Berlin. Nein, heute ist geschlossen. Sorry, is closed. Forget it. No. È il finale oggi. Finito. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, scusate. Mi raccomando, sottoscrivete al canale di YouTube di Maurice Caprice, chef internazionale, 7 stelle Michelin. 5, però, 7, però ne mettiamo 5. Tutti dovete sottoscrivere. Mi raccomando, perché sennò ammazzate a tutti. Ok? Sottoscrive, subscribe. Chef Maurice Caprice on YouTube, avete capito? Perfetto, benissimo, bella Andy, eccoli qua perché sono genovese, sottoscrivete tutti, se vi sottoscrivete continuiamo a fare i video, se non sottoscrivete cosa li facciamo a fare? Mica per me e mia moglie, Allora, auf Wiedersehen, arrivederci, ciao a tutti, ciao, tschüss!